Salve a tutti ragazzi e bentornati a Make Shusha. Siamo tornati con God of War e quello che state vedendo è il regno di Alfheim. E noi siamo pronti a rivendicarne la luce. È il motivo per cui siamo qui. Che cos'è? Non lo so ragazzi, perché questo è il nostro primo nuovo mondo, tra virgolette. Perché... ok, credo tu l'abbia ucciso. L'ho ucciso, ma era, sembrava tipo un muscolo pulsante, un cervello. Ma prima ragazzi si vanno a distruggere i vasi perché 15 d'argento, buttali via. Nella scorsa puntata la strega, sì, ci ha spiegato che tutti i mondi, i 9 regni sono collegati. Ma vabbè, ci ha fatto tutta una spiegazione sul Bifrost, su... Wow, che succede? Non ci interessa, concentrati. Ho visto un tizio che volava, ragazzi. Vabbè, comunque, tutti i mondi sono collegati, però noi siamo qui per rivendicare appunto la luce di Alfheim che ci servirà per andare avanti nel nostro viaggio. Ragazzo, qui. Che cosa dice? Parla di un'eterna guerra per la luce. Non capisco. Se serve a entrambe le parti, perché non la condividono? Avidità. Scoprirai che spesso è causa di guerra. Sì, più che altro ragazzi, scopriremo che cosa c'è qua, perché vedete, sembrano tipo non alveari, però qualcosa di schifoso. Oh. Uccidono ancora gli elfi chiari. È la guerra, ed è finita. I chiari hanno perso. Oh. E noi dobbiamo combattere quelle cose. Ah ragazzi, queste qui sono quelle cose... quegli esseri che vi avevo fatto vedere nel... insomma, nel mio video speciale. Perché sono tipo... libellule. Sono gli elfi scuri, in teoria. E quello lì morto è un elfo chiaro. Nella mitologia norrena si fa molta distinzione tra queste figure. Anche se... mi sono andato a informare, ragazzi, quando ho preparato quel video. E non è che si parli moltissimo degli elfi. Sappiamo solamente che questi qui... a quanto pare sono in lotta per la luce. Luce che dobbiamo anche noi rivendicare. Quindi insomma saremo dei clienti scomodi per loro. Ragazzi, io vi invito come al solito a lasciare tanti mi piace e supportare questa nuova serie che sta andando benissimo grazie a voi. Veramente grazie ragazzi. Io vi ho aspettato e ho sofferto tantissimo, ma adesso che posso leggere i vostri commenti. Madonna, vabbè, ma Kratos, ma che stai a fare, cioè? Che ha fatto Kratos? Perché ci attaccano? Che abbiamo fatto? Ne verranno altre. Da dove viene questa roba? Non lo so, però ragazzi, vedete, sembra un mondo onirico, fantastico. Però, ah, devo fare il doppio combo. Però sembra inquinato da questa roba. E c'è una guerra in corso. Vabbè, vi dicevo prima, comunque, grazie a tutti ragazzi. Voi fatemi sapere qualcosa? Sempre. No. Ah, ok. Che c'è? Le visioni. Aspetta, speriamo che qua dentro c'è uno degli ultimi tomi per imparare le lingue, vediamo. No. No, il simbolo del disprezzo. Vabbè, insomma ragazzi, grazie a tutti perché sta andando alla grande. Io sto leggendo tantissime vostre teorie, tantissimi vostri commenti, è veramente pazzesco. Almeno comunque ci stiamo avvicinando alla luce. Sì, no. Ricordiamoci perché dobbiamo prendere la luce. Aspetta, non è Sindri. Sindri, lo sa. Noi dobbiamo liberare una barca, però... ah, dobbiamo fare tipo la triple feed. No, non facciamo in tempo. Forse, ragazzi, dobbiamo romperla tipo contemporaneamente. No, vedete, si ricrea, non faccio in tempo. Che schifo, vedete, è qualcosa di pulsante. E qua c'è Sindri. Ma perché questi sbucano ogni volta? Come fai ad essere qui prima di noi? La nostra strada tra i regni è unica. È l'unico modo di viaggiare per voi, ma i nani sono pieni di sorprese. Non è una risposta. Ah, tieniti stretto questo senso di stupore. Sono così pochi i misteri quando possiedi una quantità di conoscenze arcane pari alle mie. Dove scovare le risorse rare in ogni regno, come usarle per creare meraviglie oltre ogni immaginazione. A occhi inesperti sembrano tutte magie. Oh. Va bene. Si tratta di magia. Contenti? Sì, sono contento, però non mi hai dato una spiegazione. Perché sia lui che il fratello fanno le stesse cose. Ragazzi, questo è un ottimo momento per potenziarci, direi. Innanzitutto il Leviatano. Che comunque quando lo potenziamo qua non succede niente in realtà. Cioè, aumenta solamente le statistiche di forza, che è un bel salto in alto. Allora dai, decido un attimo che cosa comprarmi e che cosa potenziare anche ad Atreus. E ci aggiorniamo.
Eccoci qua, potenziati e belli freschi, pronti per liberare quella barca. Vi ricordo, ragazzi, che noi abbiamo bisogno della luce per sconfiggere l'alito nero che si trova sulla montagna. Noi dobbiamo arrivare su quel picco, ma a quanto pare anche la montagna è protetta. Protetta sembra, secondo la strega, che non è che me la dice giusta, da Odino stesso. Quindi, cioè, nostra madre, no? Che voleva? Cosa hai detto? Niente. Davvero? Ok. Tua madre parlava di questo regno? Non molto. Solo che gli elfi combattevano per la luce. E stavano isolati. Io ormai, ragazzi, sono troppo curioso di scoprire chi è la mamma, perché... cioè, come vi dicevo... Lì Odino addirittura ha messo un veto. Sapeva tutte queste cose. Conosceva i nani. E che abbiamo sbloccato qui? Un oggetto epico. La rugiada della ricarica di Yggdrasil. I nomi sono veramente difficili. Però se avete visto un po' Thor, un po' così, va bene. Dobbiamo andare da quest'altra parte. Vediamo se possiamo andare anche a esplorare. Io non ho detto niente. Strano. Avrei giurato che... Che hai, ragazzo? Voci! Tu non le senti? Non sento niente. Se ne stanno andando. Sentivo delle urla. Tante voci arrabbiate. E tu non le sentivi? No. Erano... malvagie. Oh cavolo, ragazzi, questa potrebbe essere una problematica grossa. E secondo voi potrebbe essere legata alla famosa malattia che ha Atreus? Perché comunque sappiamo solamente che è stato male, sappiamo che è stato molto male, molto tempo fermo a letto. Però dal giorno alla notte, da quando siamo qui, su questo... insomma, su questo nuovo mondo, sta sentendo queste voci. Infatti ce l'ha chiesto più volte. Ma l'hai sentito? L'hai sentito? No, noi non sentiamo niente, Atreus. E il fatto pure che nostra madre non ce n'ha mai parlato di questo mondo. Diceva solo che gli elfi sono in lotta tra loro. Vabbè, continuiamo a vogare. Vediamo dove ci porta questa corrente. Guarda, proviamo a parlarci. No. Se gli serve aiuto? Non ci ostacolano, quindi non ci interessano. Ma non forse... ci interessano. Allora, ragazzi, scusate, ma a me queste cose mi fanno ridere, perché comunque c'è Kratos che fa: non ci interessa. Ma guarda che non me ne frega niente. Se potesse, mamma mia, se ne starebbe solo sul picco di una montagna, che poi è il nostro obiettivo per questa, per questo gioco. Però, cioè, io capisco Atreus la voglia di essere tra virgolette altruista, aiutare. Qua c'è una testa. Però capisco pure Kratos, dice: ma scusa, non ci... che ci frega a noi? Noi dobbiamo andare a prendere la luce. Guarda, eccola. Deve essere il tempio ad anello. Il lago di luce. Sì, ma come ci arriviamo lì giù? Anche ad Alfheim hanno le vasche di sabbia. Leggo. Eh sì. Cosa chiede? Senza di me o dentro di me, la morte è sicura, ma dentro di te io sono la vita più pura. Ma non vedo rune nei paraggi. Cerchiamola. Torniamo alla barca. Allora, ragazzi, fermi tutti. Guardiamo dove siamo. Dobbiamo trovare una runa, ok. Però io me ne andrei pure un po' a esplorare queste zone. So, ragazzi, che è noioso per voi, io vi dico sempre: vado a esplorare, poi magari non vi ci porto con me. Però sono tutte cose, vedete, sì, è tutta roba secondaria. Peccato, gli elfi non vanno d'accordo. Alfheim è un posto così bello, ma la guerra lo rende brutto. Vedi con gli occhi di un bambino. In guerra, per un soldato è bello solo il sangue del nemico. Il resto di lui è perduto, a volte per sempre. Tu conosci bene la guerra, vero? Ci sono due tipi di guerre, per sopravvivere o prevalere. Le battaglie vengono vinte dal migliore. Le guerre vengono vinte da chi è disposto a sacrificare tutto per la vittoria. E se non lo sa Kratos, fidatevi. La porta blu.
Deve essere questo l'ingresso. Andiamo. Sta attento. Che fanno? Lo sapevo. Il ponte è sparito. Hanno coperto il cristallo con quello. Perché? Per impedire i rinforzi. Eccoli! Ah, maledetti. Sono, quindi quelle cose schifose vengono direttamente dagli elfi oscuri. Beh, mi sembra abbastanza chiaro, ragazzi. Credo che il regno di Alfheim, questo qui, sia stato almeno. Perché in questo momento, come ci ha detto Kratos, la guerra è vinta dagli elfi oscuri. Insomma, sia stato il regno degli elfi, quelli bianchi, quelli io immagino siano buoni. In realtà, ragazzi, ricordiamoci sempre che non c'è un buono o cattivo, perché noi siamo completamente strani. È vero che probabilmente Kratos è in queste terre da un bel po'. Quanti anni ci avrà Atreus? Una decina, forse. Sì, no, forse anche più piccolo. Però, quindi, evidentemente sta qui, facciamo da 10 anni. Quindi, è vero che ormai padroneggia, sa in che posto si trova, però non conosce gli usi, non conosce i costumi, non conosce i miti e soprattutto le divinità, ok? Però sa che, insomma, vabbè, volevo dire che... Possiamo riparare il ponte da laggiù. Da dove? Volevo dire che sa entrare in punta dei piedi, non è proprio mai vero perché Kratos ammazza tutti, però... Insomma, ragazzi, si è calato in questa realtà, sa che non ci sono buoni o cattivi, no? E nel momento in cui noi invadiamo... insomma, il territorio altrui, o ci facciamo gli affari nostri, come insomma la sua idea, oppure insomma dobbiamo prepararci ad essere attaccati. Ci sono questi cristalli che io vedo in giro, che sicuramente, secondo me sicuramente, ci serviranno a qualcosa, ma forse non abbiamo ancora le abilità per utilizzarle. Bene, qualcosa è accaduto, credo. Sì. Ti seguo a ruota. Eccoli. Comunque, ragazzi, se non ve lo ricordate, almeno un essere di questi ci spiava nel trailer, che poi penso non è successo perché io, giocando le prime fasi, ho guardato, ho fatto attenzione anche quando ero all'anteprima a cercare di capire se effettivamente riuscivo a beccare quell'animale. Invece credo che fosse un easter egg aggiunto semplicemente. Aia! Durante l'anteprima. Comunque sto un po' meglio, lo sentite dalla voce, sto tornando un po' attivo e bello pimpantello come al solito. Niente caffè per me oggi, fortunatamente. Però insomma, ragazzi, spero di darvi la migliore serie possibile, perché questo gioco, oltre a tenerci tanto, visto che gli altri li ho giocati tutti pure i capitoli su PSP. Mamma mia, come ammazzi Kratos, amico mio, te sei spietato. Che problema hanno con noi? Noi non siamo di qui. Oh, esattamente, che vi ho detto io? Che c'hanno problemi, perché? Perché non siamo di qui. Perché o te fai cavoli tuoi, oppure se stai lì, è chiaro che la gente ti attacca. Insomma, ragazzi, spero di darvelo di darvelo sempre al meglio. Suona malissimo, vabbè. Aspetta, combinati insieme così sembrano una specie di runa, ma non ha senso. Vieni, alla vasca di sabbia. Forse tornando lì disegniamo la vasca. Aspetta, però, prima di andare alla vasca di sabbia, io farei una cosa. Prima sono andato a destra, mo me ne vado a sinistra. Cioè, c'era roba da raccogliere, ragazzi. Sono tutti oggetti. Oppure uccidiamo qualche nemico per fare qualche punto esperienza. È questa la roba secondaria che vi dicevo. Cioè, niente che va a toccare, insomma, la nostra storia. È chiaro, voi mamma vedete un taglio. Una guerriera, dice Sindri. Anche lei era in guerra. Più o meno. La sua famiglia fu decimata dai nemici. Sopravvisse solo lei. Divenne una guerriera. Ma la sua guerra era restare viva, sopravvivere da sola a un mondo spietato. Per questo chiese a Sindri e Brock di costruirle l'ascia. Aveva la forza di brandire una tale arma e la saggezza per usarla a fin di bene. Lei scelse di proteggere i deboli. Quindi, aiutò gli elfi? No. No. Vabbè, però, ragazzi, abbiamo saputo qualcosa in più su nostra madre. Vabbè, siamo approdati qui, vedete, adesso combattiamo un po', ci prendiamo un po' di oggetti. Io direi che andiamo a disegnare la runa sulla sabbia, va, che è meglio. Hai mai conosciuto altri che sentivano le voci? Conobbi dei marinai che, quando non rimase più nulla da bere, si dissetarono con l'acqua di mare. Credevano che le sirene, creature malvagie che cantavano dalle isole vicine, fossero le mogli e le figlie che li chiamavano a casa. Erano un pericolo perché ci portavano verso gli scogli.
Poi cosa avete fatto? Li gettammo in mare. Oh, meno male che non ho bevuto acqua di mare allora. No. Comunque ragazzi, già. Le storie di Kratos sono veramente uno spettacolo. Padre, le colonne ad anello formano una runa elfica. Ah, vedete? Tornando indietro, adesso c'ha un senso. Senza di me o dentro di me, la morte è sicura. Ma dentro di te, io sono la vita più pura. Sì, è l'acqua. Ah, è vero, l'acqua, perché dentro sono la vita. Oh. Che succede? Erano di nuovo le voci, ma erano voci diverse, meno arrabbiate. Chiedevano aiuto. Noi siamo qui per la luce. Non mi importa chi siano e cosa vogliono. Non ti importa mai niente. Hai qualcosa da dire? No. Log. Che succede? Wow, guarda qua. Padre? Sì? Le voci che sentivo non erano chiare, ma in sottofondo sono sicuro fosse mamma. Non è possibile. Ma l'ho sentita. Atreus, basta. Sembra diverso. Guarda quelle corna. Dietro di me. Non è un buon segno. Assolutamente no. Però no, ma quello che mi interessa più a me è, era mamma tra le voci? Vabbè ragazzi, cioè io non lo so, ogni volta mi danno un qualcosa per essere interessato. Voglio scoprire di più su questa storia di God of War. Fatto sta ragazzi che siamo più vicini sicuramente alla luce. Kratos rimane sempre della sua idea che non dobbiamo aiutare, non dobbiamo fare, però cioè se davvero c'è nostra madre a chiamare Atreus, insomma la situazione cambia. Però adesso vi metto sempre un'altra pulce in orecchio, che se no non sarebbe un caso che Kratos ci ha raccontato sta storia dei marinai, no? Che è vero che hanno bevuto l'acqua di mare, ma potrebbe anche essere un mito legato a quello delle sirene, no? Perché effettivamente voi sapete che padre, occhio! Quando i marinai c'erano sto mito delle sirene, ve l'ho raccontato nella serie di Far Cry, quindi non mi voglio ripetere, però ci casca a pennello, perché possiamo fare questo paragone sul fatto che venivano richiamate le sirene dai marinai, come questa voce sta richiamando Atreus. Anzi, ho detto il contrario, i marinai venivano richiamati dalle sirene, però vabbè. Abbiamo fatto intanto piazza pulita. Potrebbe essere, no, stiamo sinceramente divagando, però potrebbe essere così. L'elfo oscuro, vedete, qui ci dà delle nozioni, ci dà una mano per capire come poterli abbattere. Io mi sto trovando un po' in difficoltà a lottare contro questi elfi, perché sono veramente veloci. Sta lontano dalle gabbie. Chissà perché sono rinchiusi. Sono i Drowler. Preparati. Cosa? Quella lì non si è aperta, fortunatamente. Non ho molto da dire sugli elfi. Vabbè, a parte la figura classica dell'elfo, quello medievale. Quello dei libri fantasy. Intanto volevo parlare, ecco che è arrivata un po' di gente a beccarsi un po' di botte. E tra l'altro ragazzi, probabilmente voi noterete sempre delle mosse nuove. Cose nuove, vabbè, ma adesso abbiamo sbloccato l'elettricità, vabbè. Stiamo potenziando ovviamente le nostre armi. Io sto aumentando le abilità. Quindi insomma vedete che sarà sempre più spettacolare l'azione. Io ragazzi vi chiedo sempre un paio di... Ormai no, qua non so se siamo la sesta, la prima puntata. Però insomma sto imparando, sto padroneggiando. Comunque dicevo, sugli elfi non ho molto da dire. Cioè c'è l'elfo quello classico. Dove? Ehi, aia, fa qualcosa per te. Si è proprio buttato, avete visto? Nuove abilità di Atreus sono proprio quelle di, insomma, intervenire fisicamente nello scontro. Cioè, se proprio butta, fai dropkick, fa cose assurde. Allora, qua c'è un macchinario che probabilmente utilizzeremo. Ah, lì però aspetta ragazzi che c'è. Ah, uno sta là sotto. Vabbè, adesso ragazzi mi metterò a giochicchiare un po' per trovare tutti i sigilli e sbloccare quella cassa Nornanna.
Vabbè, e ovviamente ci sarà lo stacco. E poi, ragazzi, non vi offendete, però sennò è lunga. Allora, ho fatto tutto questo e ho trovato una mela. Quindi ho solo una mela, visto che... Avevi torto prima. Conosco bene la voce di mamma. Era lei. Lei se n'è andata. Non parlarne mai più. Bene. Beh, però aspettate, voglio dire una cosa. Poi vi completo la questione su sugli elfi. Però lei se n'è andata, non, insomma, non parlarne mai più. Ma non è che se n'è andata per forza per sempre, eh. Ricordiamoci, ragazzi, che noi veniamo dalla Grecia e c'è ben più di un mito che racconta di persone che poi, dopo che hanno perso un'amata o un amore, tornano indietro, cioè vanno fino a nell'Ade per rivendicare, insomma, la sposa, comunque per cercare di salvare la sua anima. Noi stessi, cioè con Kratos, siamo scesi fino nell'Ade, quindi insomma non è tutto perduto, insomma. Andremo nello Hell? Chi lo sa, lo scopriremo. Io penso di sì, ragazzi, visto che comunque Hell o Ella, insomma, la dea degli inferi, eccetera, eccetera, è quella che poi causerà il Ragnarok, no? Io non so che succederà in questo gioco, però immagino che... Oh! Ragazzo! Lascialo! Si è arrabbiato Kratos! Forza, ragazzi, andiamo a salvare il nostro figlio. Ma adesso le parole stanno a zero. E notate che non, la rabbia non cala. Quindi abbiamo rabbia infinita. Madò, vabbè, ragazzi, adesso facciamo il devasto, però. Cioè, eccolo laggiù, no, Atreus. Questa è la rabbia di un padre. Vedete, è stata solo contro altri di questi. Madonna, che bello lottare con la... con la furia di Sparta. Ha fatto male. Ha fatto male a me, ma ha fatto male. Guarda, riguarda lì in due gli infami. Fammi andare di là, su. Levati dalle balle. Oh, ancora, cascano giù come le mosche, oh. Cosa, animale che odio, infatti. Come faccio ad andare da te? No, non ci arriva l'onda d'urto. Atreus! Tieni duro! Combatti! Arrivo! Vai! Scappa, ragazzo! Quello è il capo, sicuramente. Ancora, non finiscono mai, oh! Guarda, proprio come le mosche. Questi sono... No, però aspetta, questi qua, ragazzi... Sì, sono diversi. Sono più forti. Ma li faremo tutti fuori. Quello sembrava proprio essere il capo. Che sia tipo il capo dei regni... Sì, dei regni. Degli elfi oscuri. Sti boia maledetti che vogliono la luce. Perché sono oscuri, giustamente. Beh, noi non abbiamo problemi a farli fuori, ragazzi. Però sono degli elfi molto diversi. Infatti c'è una differenza, quello che vi volevo spiegare. C'è una differenza tra gli elfi della mitologia norrena, che sono questi probabilmente, anche se non se ne fa molto menzione, solo che sono divisi in questi due oscuri e chiari, e vivono con gli occhi grandi, con le orecchie a punta. Mi sembravano, queste qua mi sembrano mosche. Mosche contro tipo fantasmini. Sicuro che la strega stia bene. Spero che non sia morta per aiutarci. Sapeva ciò che faceva. Ok. No, ragazzi, secondo me la strega c'ha qualche intrallazzo, perché... Boh, non lo so, io non mi fido, però vabbè. Noi comunque continuiamo nella nostra missione. Cioè, ci ha dato degli aiuti, effettivamente. Perché ci ha spiegato come... possiamo sorpassare quell'alito nero, però... Boh... Cioè, quello che ha detto lei. Se eliminiamo quella roba, il ponte riapparirà. Capito. Ci attaccheranno. Capito. Ah, ma adesso è il turno di Atreus di dare le risposte secche. Cioè, il fatto è questo, che mi interessa quello che ci ha detto, ovvero che
forse aiutando noi può, come posso dire, estirpare una vita fatta di errori, no? E gli ha detto, forse voi avete molto di più di quanto io pensi, cioè insomma, quindi si rivede in noi in qualche modo, oppure c'è qualcosa che noi non comprendiamo. Vabbè, comunque ragazzi, lo scopriremo. Fatto sta che invisa gli dèi, detto da lei, detto da lei. Però qui non c'è potuta venire, chissà se magari non ha un blocco che non la fa uscire da Midgar. Sopra di me, dove sta? Che bello ragazzi, noi utilizziamo sempre questi momenti di caciara, no? Di combattimento. Madonna, Kratos mio. Chi è sta roba? Gli antichi. Come si uccide un essere fatto di pietra? Che mo chiede a me? Trova il suo punto debole. Bene, bene, vabbè, ragazzi, mi interessa, mi intriga. Ah, eccolo, avete visto con la mia mossa segreta? Mossa segreta, vabbè. Insomma, quello è un potere dell'ascia. Che possiamo cambiare, ragazzi? Io forse vi ho fatto vedere tutti i poteri, questo è uno. Però non gli sto facendo niente. Perché... Attenzione! Maledetto, questo è fatto di pietra. No, ho lisciato. Ah, sei lento. Sei lento. Però molto potente. Forse devo colpirlo lì nel cuore. Da un po'. Ah! Ah! Ho trovato il tuo punto debole, Aspetta, però, se noi diventassimo degli spartani furiosi. Fuoco da dietro! Aspetta, la chiave. Ho provato ad aprire. Che poi questo qui, ragazzi, dovrebbe essere tipo un golem, no? Questi giganti di pietra che ho raccolto, non so. Me la posso tirare. Eccola! Debole scoperto. Punto debole scoperto, ma devo per forza tirare. No, non ho fatto in tempo. Vabbè, ragazzi, dai. Sto facendo delle prove, ovviamente. Vediamo se riusciamo a farli male. Non mi fa niente, coraggio. E io non faccio niente a lui, ovviamente. La sto prendendo comoda, voi direte, ma che gli devi tirare la l'ascia al cuore? Lo so, ragazzi, sto semplicemente testando, perché comunque so che, non lo so, io rimango stupito da questo gioco, ragazzi. Non ci posso fare niente. È lento, se mi colpisce mi congela, quindi. Vai, adesso carica la bomba. Pure se, ragazzi, non gliela tiro carica al massimo, gli faccio male. Io mi chiedo però, questo antico di pietra perché sta qui? E quindi viene utilizzato tipo come come ariete da questi qui, dagli elfi oscuri, eh? Oggi, ragazzi, non so parlare. Cioè, parlo e faccio 2000 pause. Vi chiedo umilmente perdono, ma vedete, sto registrando un sacco di video tutti insieme. Poi sono impegnatissimo. Ecco, una bella puntata vecchio stile qui. Si parla di tutte cose che c'entrano una cippa. Sei impegnativo. Oh, guarda sto maledetto. È quasi... Aspetta, ragazzi, è quasi stordito. No, ho perso tempo. Io ho perso pure la vita. Io sono un po' impegnato con il matrimonio, quindi sto spesso in giro a organizzare. A parte non faccio niente, perché meno male Ambra che organizza. Però insomma, è richiesta la mia presenza per diverse cose, quindi ci devo andare. E mi toglie un po' di tempo. Però ragazzi, tranquilli, perché un antico è per sempre. Fermati Atreus, sto per lanciare. L'ho ucciso così. Ho fatto una fine barbina e non spettacolare. Ce la potevamo... No. Ce la potevamo camare sinceramente meglio. Vediamo che ci regala. Guardaci le spalle. Ragazzi, che dire, io direi che ci possiamo salutare qui per questa puntata di God of War. Riprenderemo proprio da questo punto nella prossima. Vi ricordiamo che... Sì, vi ricordiamo. Vi ricordo che dobbiamo andare a prendere la luce. Adesso mi potenzio, vado un po' a cercare tesori e segreti qui nell'area. Io vi ringrazio per tutto il supporto che state lasciando. Continuate a lasciare tanti mi piace, commentare e dire la vostra sotto nei commenti. Condividete come al solito il video agli amici. Un saluto a tutti, MX Osha. Alla prossima, ciao ragazzi. Ciao!